Parliamo di cinema, una tenera vipera, ad ogni genera che oggi è bigama, all'anima libera che non ha più fisima, a gente cinica, misera e anonima, chi vive a Panama ed è morta veneta. Parliamo di cinema e di ciò che ci va. John John Nostalgia Broadcast. Ciao. Ciao. Benvenuti a una nuova puntata del Nostalgia Broadcast On. Siamo sempre noi, questo stato Riccardo. Siamo Cozzaron, detto Riccardo Cozzari, Pidion, detto Alessandro Piglia, e io sono Ciavon, detto Fabrizio Ciavoni. E siamo di nuovo in quel di PG di Perugia, dove spesso veniamo perché è patria di uno dei due nostri, di noi tre. Di Pirion, soprattutto, vabbè. E quindi siamo qui a PG e che diciamo? Abbiamo intervistato un regista. Facciamo il quiz. Chi è il regista? Mandate messaggi. Come al solito potete vederlo dalla copertina, esatto. al titolo. Ma però ecco. Lasciamo il mistero. Il mistero a lui che si presenterà. A parte questo, intanto facciamo i dovuti ringraziamenti di chi ci ha ospitato e chi ci ha dato la possibilità di fare questa intervista. Partiamo da Viviana Ronzitti dell'ufficio stampa del film e poi Gaudi Rossi che insomma ci ha dato una mano insomma per questa intervista. Ci ha proprio portato fisicamente l'ospite, esatto, mano nella mano. Invece il luogo dove insomma abbiamo potuto fare questa intervista è il Priory Secret Garden, appunto a Perugia, dove ci hanno ben ospitato, insomma, quindi li ringraziamo molto di cuore per questa cosa. Siamo in una casa in cui sentite dei rumori. Questa intervista ha dei rumori sottofondo divertenti, ha delle musiche che commissano. Ci sono delle musiche. Sentiva la musica sicuro? Non lo so, non l'abbiamo ascoltata, però è possibile. Il silenzio. Mentre qui invece siamo solo a casa di Aleph e Domenico. Invece sentite, non siamo in una caffetteria, ma siamo in una casa. Aleph, ve lo ricorderete. Per la puntata con Luca Ravenna. Luca Ravenna, in cui appare all'inizio, facciamo e qui presenta il suo locale, Porco Rosso. Niente, di che vogliamo parlare oggi? Cominciamo da un indizio. Film italiano, esatto, che è stato presentato alla mostra del cinema di Roma. Di Venezia. Che noi abbiamo visto. Ha detto Roma per Ion perché proprio in questo momento si sta svolgendo la conferenza stampa del Festival del Cinema di Roma. E quindi stiamo registrando in data 22 settembre e, a parte ciò basta e da qui il nostro ospite, abbiamo visto il programma, parteciperà con un restauro di un suo grande film che io a malincuore purtroppo che ne sai, grande non è bello. perché tutti quanti hanno detto che è molto bello, è un film molto famoso. Che è Il ladro dei bambini. Quindi già il primo indizio. Il secondo indizio è il film che è andato a Venezia, non a Roma. Pirion Capron. Sbagliato. Vabbè, lapsus non c'è niente. Quindi qui parliamo, è ora nelle sale, è stata la festa di Venezia in cui è in concorso. Diciamo un'altra volta, è la festa di Venezia. No, di Venezia. Il film è Il Signore delle Formiche, sta andando molto bene. E non delle mosche. Non delle mosche come il film di romanzo William Golding, è il film, di Peter Brooks, e Il Signore delle Formiche, con il protagonista Luigi Locascio e Germano e l'esordio Sara Serraiocco, il grande esordio Leonardo Maltese, che insomma fa una bella prova, molto bella, tutta una scena. Quale scena? Ma che aggancio meraviglioso. Nella scena di questo bel processo, questa bella scena di questo processo che viene condotta ai danni di Aldo Brebanti. Aldo si chiama, no? Era giusto? Sì, perché io tutta volta dicevo, come cazzo si chiama? Non mi ricordavo, è giusto. Aldo Brebanti, che fu processato e accusato di uno dei primi e ultimi. Il primo e ultimo, perché poi. L'ultimo non lo so. Sì, perché poi 20 anni dopo fu tolto, quindi non so se ne sono stati pochi, comunque 20 anni, tanta gente c'è. Per plagio, che non è per copia della copia, della copia, della copia, della copia, della copia, della copia, ma è il plagio, Il plagio di una persona, cioè di portarla a fare determinate cose, diciamo, un poco. Giochi mentali col lavaggio del cervello. Sì, insomma, plagiare la mente, cioè influenzare. Lavaggio del cervello. Esatto.
come faceva il canaro vero del dopo, vabbè. Diciamo che però in realtà la trama, il film parla del fatto che questo plagio, insomma, non era vero, ma era più un'accusa all'omosessualità. Esatto, è una scusa per E processare uno, una persona con un. in realtà anche più persone, nel Per senso. sì, certo, una persona in quel caso, certo, chiaro. E E quindi questo protagonista è Banti è quello accusato, è la vittima cosiddetta. E questo ragazzo si chiama Ettore? Scuola? No, no, protagonista è Ettore, Non cognome, non so, so, Ettore, non so il interpretato da Leonardo cognome. Maltese, che qui poi a cui viene inflitta pure una parecchie sessioni di elettroshock, quindi lui nella scena arriva a questo processo tutto. Insomma, ancora un po', no? Elettroshock molto provato, con appunto delle cicatrici sulla tempia, perché insomma così. E quindi è un processo. Quindi noi, invece di parlare temi così, visto che è un genere cinematografico che piace nel nostro Cozzaron, parliamo di film Mi processuali. piace molto, devo dire. Io ho detto vederne uno, non l'ha visto. Quale? Non mi ricordo, qualcuno l'ha visto. No, No. Io in realtà, alcuni non ne ho Kiev visti. Trial di Loznitsa, che è sempre a Venezia, non l'ha Non l'ho visto. visto. Ah, ecco, possiamo dire che in questa niente c'erano parecchi film processuali, devo dire la verità. C'era C'erano parecchi film dove Saint-Omer. c'era il processo, diciamo. Quella di Argentina. L'Argentina Argentina, 1985 di ma in realtà Santiago sì, cioè, Mitre. anche se non è Saint-Omer. un processo, ma anche se non era un processo vero, è anche un processo magari mentale per altri film. Adesso non li stiamo nominando tutti, non facciamo The Whale. le lei, The non è, non, Whale. quello non è, un, è un po' un processo personale, insomma, Ah, non so. alla ciccia. Alla Alla Il processo è una graziosa. cosa che va molto in No, questo, scherzo. diciamo, dei film, dei caposaldi, diciamo, della cinematografia processuale. Vabbè, io direi assolutamente come primo 12 anni, 12 Angry Men. Ma penso a 12 anni Neanche schiavo. io, dicevo, 12 anni schiavo. Ovvero La parola ai giurati in italiano Sì, del Lumet. di Lumet, che è un Opera capolavoro prima. Un'opera assoluto. prima. Esordio, È l'esordio, davvero? Non lo penso. sapevo. Film Incredibile. è completamente totale, che parla Meraviglioso. non proprio del processo, ma parla della giuria La giuria delle che si, persone. insomma, si chiude nella stanza per prende la decisione sul processo, ecco. Sì. Fingeva tutto dentro una stanza con queste 12 persone che litigano fondamentalmente. Ed è un film, no, uno dei più bei film della storia del Sì, cinema, assolutamente, senza ombra di stupendo. dubbio. E su IMDb incredibilmente è tra i più importanti, cioè più con il voto più alto, Sì. incredibilmente, perché allora, cioè, Sc'è la peggio schifezza Ah, vabbè, su sono film molto IMDb. popolari e film molto belli. Secondo me c'è un su IMDb la top 250 è molto variegata perché ci sono sia grandi film Vabbè, però appunto di quello è tipo al incasso. sesto posto al Sì, momento, mi certo, in top pare. 10 sicuro voglio, sì. Beh, è E raro. siamo contenti, Il insomma, di primo comunque è questo. un film d'autore, però è anche un film della libertà, Shawshank Redemption, che comunque è un film d'autore, però anche un po' un film che è cioè, insomma, di Bella popolare. retta, Sì. bello. Non visto, scusa. Anche con io. E Ma visto che la idea della libertà, ma dove cazzo vivi? scusa, non l'hai visto, il mio film preferito? Oh, no, sì, l'hai visto. Quale? Apocalisse in deserto, vabbè. Sì, certo, c'è il Sì. DVD. Stasera, quando torni a casa, è la libertà. No, Saverio, nel caso dormo. Fanculo. Anatomia di un omicidio di Otto Eccolo. Preminger, che abbiamo visto in chiamata insieme, Perché io diciamo. stavo filmografando un 8 premi che ho visti tutti, quindi ma ti Un piace? capolavoro. Madonna, pazzesco. Io ho anche un altro bello che dovresti vedere. Ah, questo devo cominciare, non hai visto. Testimone d'accusa l'ho comprato in No, DVD. Testimone d'accusa, certo, di Billy Wilder, che è un capolavoro, è una delle trasposizioni preferite proprio da Agatha Christie stessa, dice questo è il Miglior miglior processo, sì. trasposizione del mio romanzo. E poi ce n'è uno che ti ho detto di vedere, che è Inherent the Wind di Stanley Kramer, che si chiama E Dio lanciò, in italiano non mi ricordo come si chiama, che è un film molto bello, che è un processo con un Spencer Tracy bello vecchiettone, bella con l'età quasi ottantenne, che comunque cazzo Regge regge botta. ancora, una roba incredibile quell'uomo fino all'ultimo che ha recitato. E è molto bello questo, segno, no? E l'uomo che ho, no, non ti guardo così in italiano. Un altro Un importante? altro. Uno che c'è da citare è Find Me Guilty, se sempre di Wow! Lumet. Sempre Che di grande, Lumet, vedi sì. perché amo Perion, Oh, io bellissimo. ce l'ho in DVD, Peraltro intanto. con Scusa. l'unica vera interpretazione buona di Vin Vin Diesel, Diesel è incredibile. incredibile in quel film. Cioè, proprio, cioè, quel film dice, ok,
è un grande attore. Porca troia. Beh, quello lì poi l'anno che... dopo Fast and Furious. Vabbè, ma dimostra che no, no, ah, e poi Vin Diesel con i capelli. Con i capelli, con i capelli. Ah, no, Vin, sì, Vin Diesel ha già fatto ben due Fast and Furious. Era sì, 2004. Sì, ma come lì è su Fast and Furious pelato e di là c'ha di nuovo i capelli. Vabbè, capelli fake capelli. Lui era, fake era, capelli. Era pure lui è nato pelato, ragazzi. E quei muscoli. E facciamo, concludiamo la trilogia del Sidney Lumet processuale, anche se non è una trilogia. Il verdetto, che non so se avete visto, no. Con il grandissimissimo Paul Newman. Non ho detto però è famoso. Di chi è? Di Sidney Lumet. Ah, sempre Sidney Lumet, pardon. Il problema è che Lumet è il miglior regista di film processuali, forse, che c'era sotto punto. Minchia. Io comunque citerei... Fanny Guilty, comunque, ricordiamo, è la particolarità di quel film, a parte le grandiose interpretazioni di Vin Diesel, ma la particolarità è che lui si difende da solo. Cioè, sì, l'imputato si difende da solo, senza avvocato. Cioè, però c'è un altro film che è una storia reale, come quel, prova a incastrarmi, sì, che è Ted Bundy. Ah, Bando, quello con Zac Efron. Beh, no. Film, non è così brutto, però non è manco così bello. Non è così bello. Penso, è nella media della roba, insomma. Tra l'altro, quello di Find Me Guilty, scusate, è che era la particolarità anche che è uno dei processi più lunghi di sempre. È durato anni e anni perché. Un casino. Capri? Ah, il buio cosa... oltre la siepe. Ah, bello. Porca minchia, grande. The Mockingbird. Di Robert Mellingham. Bravo, bravo. Il Cozzarone, bravo. Tra l'altro il romanzo di... No, Two Kill a Mockingbird. Perché io ho tutti questi due. Quindi... Tra l'altro il romanzo di... Non lo so. Lee Harper, che è l'amica di Truman Capote, che infatti viene interpretata da Catherine Keener in film Truman Capote di Bennett Miller, con l'immenso, insuperabile Philip Seymour Hoffman. Ah, e poi... Craig... il film su... Ah no, quello è Truman Capote. L'altro Infamous, quello del Craig, esatto. Sì, no, sì, no, l'ho sbagliato con... Infamous. Sì. Che non ho visto. Bello. Sì. Un altro film che si può citare è La morte della fanciulla di Polanski. Ah, che non è un processo... Che non è un processo vero, ma sono tre personaggi che in casa... Tre. C'è il marito, però il marito... Ma il marito fa l'avvocato. Ah, minchia, cioè, che ricreano fondamentalmente un processo fra questi tre, sì, solo interni alla casa, per risolvere un problema loro. Sì. Che non vi stava a muovere, racconta tutto. Però è un film, un capolavoro. Ah, scusami, tu dici, ecco quello che mi aveva in mente. Giustamente, tu dicevi Anatomia di un omicidio di Arthur Fleming, che era un altro film, sempre di Stanley Kramer, che anche lui è un grande regista di processuale. Appunto, ha detto quello di Kinner and the Wind, ma ha fatto anche Il processo a Nuremberg, Judgment a Nuremberg, sempre Stanley Kramer con un grandissimo Maximilian Schell, e appunto sul processo a Nuremberg è un film non visto. No. Capolavoro. E poi anche molto bello di processo mi viene, vabbè, anche documentari che era sempre Venezia, c'era prima che era Kiev Trial di Sergei Losnitz. Ma che cazzo la può vedere? Vabbè. Anche beh, sono usciti alcuni suoi. Non uscirà mai. Vabbè, non uscirà mai. Dico qualcosa. Lo non si conosce nessuno. Scarico. arrestato. Ah, io vorrei citarne due. Una commedia che io vorrei di DVD Piriona. È bugiardo con Jim Carrey. Ah, ok. Certo. Il processo c'è abbastanza. E questo non è un gran film. In realtà questo regista qua ha fatto della bella monnezza nella sua vita, ma chi è? Shylock? No, Joel Schumacher. No, Schumacher me lo tocchi. Cioè, Schumacher ha fatto i migliori Batman, ha fatto lui. Ha fatto due film processuali, forse tre. Il cliente con Tommy Lee Jones e Susan Sarandon. Io l'ho visto solamente perché invece questo genere, certo. Che però non è un granché, e questo altro che poteva avere il potenziale, ma in realtà non è un grande film, però è buono, cioè da vedere, comunque ti passa il tempo, le 2 ore passate. Il momento di uccidere con un bravissimo Samuel L. Jackson, che fa un po' psicopatico, Matthew McConaughey e non mi ricordo chi altro c'era, però nel senso da scoprire, da riscoprire, perché non è brutto. Adesso mi sa che ci vogliono fare un sequel, mi sa, questo film qua. Io ti consiglio la snizza, tu mi fai film scene. No, è per, giusto perché no, sì, quando ho letto che vanno a fare il sequel di questo film, dico, ma perché? Perché non ho visto nessuno. Quindi vedranno ancora meno gente. Eh sì. E ben. Vabbè, credo che abbiamo dato un bel po' di film da consigliare, come sempre. Yes. Sperando che qualcuno segua ogni tanto questi consigli. Guardate solo quelli che dico io, quelli che costeranno 9, che sono brutti. Anche quelli di Pirion. Pure quelli di Pirion. Sì. E ora diamo la parola al nostro autore italiano. Che devo dire,
è tra i Regista. 10 italiani, insomma, più importanti Importanti, viventi. viventi, insomma, ecco. Diciamo? Ovvero Gianni Gianni Amelio. Amelio. Diciamo tutti e tre in concoro. Uno, due, tre. Gianni Gianni Amelio. Amelio. Siamo qua con il regista Gianni Amelio Non e mettere il regista. il maestro. No, maestro. Ma maestro, Gianni Amelio. sì, però il maestro è No, no, come no, non mi dire. piace, non mi piace maestro. Cioè, maestro di scuola elementare, volentieri, perché ho fatto Deve anche stare, certo. l'insegnante di scuola media, quindi... Beh, Anche l'insegnante al centro sperimentale ha fatto. per quanti anni sono partendo dall'82? 40, 39. 40 l'ho fatto. no, 82, Sì, 2022, ah, 89. 82, ah, 82, ok. 82 sono una quarantina Ah, d'anni, ok, credo, no? Sì, sì, ok. Io ho cominciato nell'ottobre dell'82, però ovviamente quando giravo un film mi fermavo. Certo, per E ho forza. continuato fino a 2 anni fa. Sono passati tutti quelli delle ultime 3 generazioni, diciamo, Sì. in 40 anni. Ha insegnato regia nello specifico. Regia e regia. Poi un po' di recitazione anche, nel senso che facevo quasi sempre i provini per gli attori. E poi portavo i ragazzi di regia nella aula degli attori e facevo capire come provinarli, cioè come arrivare a... Ma è stato un lavoro bellissimo, cioè non credo che lo rifarei più per ovvie ragioni di stanchezza, però è stata un'esperienza esaltante, perché io quando ero più o meno della vostra età, io non so che età avete, ma siete ragazzi. Io 30 lunedì, Atlanta. Quanti anni hai tu? 30. 30. Ne dimostri? 22? 23, voglio Addirittura, ma la dire. ringrazio, Io dicono ringrazio. tutti, in Sì, realtà. sì, sì. 23 mi dicono, no, già 22, uno in meno, grazie, la 22, apprezzo 21, va bene. sempre. No, diciamo che io quando avevo molti meno anni di te, quasi la metà, avevo 15 anni, mi dicevano cosa vuoi fare? E io dicevo studiare al centro sperimentale. Per me non era la regia una cosa così, così a Prioritaria. portata di mano, no? Pensavo che ci volesse comunque una scuola, un insegnamento, e il centro sperimentale era il punto di arrivo. Poi Massimo, certo. comunque costava il fatto di trasferirmi dalla Calabria a Roma e trovare una casa e poi mantenermi. Certo. Mentre io in Calabria lavoravo, Sì. cioè lavoravo come insegnante, perché ho avuto la fortuna di uscire dal liceo mio, classico, e insegnare nello stesso liceo. Addirittura avevo come Bello, allievi due miei fantastico. compagni bocciati. Insegnavo storia dell'arte, me la cavavo abbastanza bene. E poi ho cominciato il giro della provincia facendo l'insegnante di scuola media lettere. Insegnavo lettere in Bello. varie scuole. Di che Così. Ecco, zona della Calabria è originario? io sono originario della provincia di Catanzaro, un paese che si chiama San Pietro Magisano, è sotto la Sila Piccola. E Sì. poi a una dozzina di chilometri dal mare, dove c'è Sellia, Sellia Marina, Sì, eccetera. io un po' conosco che mio padre è di Scilla, quindi spesso vado in Calabria, l'ho girata parecchio, insomma. E adesso io non ci vado da un po' di tempo, parecchi anni. Ci va mio figlio con la famiglia d'estate per le vacanze, queste cose Certo. qua. Comunque facevamo la domanda, cioè siamo partiti dal centro sperimentale perché noi abbiamo avuto nel nostro podcast vari alunni, ex alunni o anche alunni Alunni, del tuttora. centro sperimentale, tra cui anche alcuni allievi che ha Vediamo, sì. Domenico Croce. Beh, certamente Domenico Croce l'ho avuto quando nella terz'ultima tornata, mi pare, perché poi io vado a triennio, insomma, Domenico Croce me lo ricordo molto molto bene, oltre che intelligente, anche un ragazzo estremamente
Sì, una... No, è quando si dice una bella persona. Ok. Sì. È Domenico è una gran bella persona. Confermiamo, Non siamo fermiamo, d'accordo. Confermiamo, tra l'altro abbiamo registrato la puntata con lui a casa mia, perché non è un altro sì. posto, mi No, ha ma messo a lui casa è mia sul venuto, ci ha divano. portato il Ci ho portato il film. film perché il film era stato levato dalle, È un tolto dalle ragazzo sale. speciale, gli auguro tutta la fortuna possibile in un Sì, anche mondo, in noi. un momento anche un po' difficile, complicato. Altri, fatemi altri Altri chi nomi. Paolo Strippoli, che è Paolo sempre Strippoli, ma per carità di Dio, cioè Sì. Paolo Strippoli è come se fosse mio figlio proprio. Paolo, ecco, mentre con Domenico ci sentiamo un po' meno, con Paolo ci sentiamo spesso, diciamo almeno una volta al mese, la telefonata lui me Poi chi altri? Valerio Valerio Ferrara. Ferrara, Però Valerio sì. l'ha conosciuto, Valerio? Sì, ma poi se volete vi dico anche qualche nome Facciamo una io. domanda inversa. Quali sono gli studenti che ora lavorano in questo campo di cui è più contento, insomma, di aver No, pensavo che Allora, almeno fosse il contrario, perché tu di solito. cominciamo magari non proprio a scavare No, no. negli anni più lontani, perché beh, io quando sono entrato come insegnante usciva Gaudino, Beppe Gaudino. E Beppe Gaudino è un regista di grande importanza, Sì. però è stato anche mio collaboratore in due film, Nel ladro di bambini e Nell'America, come scenografo. Si dice scenografo, ma a quell'epoca non c'era la figura del location manager, quindi lui Certo. mi ha dato un aiuto complessivo per il film sul piano dell'ambientazione. E ha fatto un grande lavoro, soprattutto perché è un grande regista, quindi le mie esigenze le intuiva subito. E devo dire che, insomma, quando me lo ricordo, che lavora con me, sento proprio calore, che ovviamente è dato dalla collaborazione, mentre gli altri li ho poi lasciati andare per la loro strada. Vogliamo partire da oggi? Ecco, oggi ci sono due miei pupilli che hanno, diciamo, raggiunto. Una è Laura Samani, Certo, piccolo come corpo, e, insomma, un grande rapporto, una grande intesa. È un grande risultato. Poi c'è Simone Bozzelli, adesso credo che sia diventato celeberrimo per aver diretto il primo video dei Maneskin, Ah, sì, okay. Però ha certo. fatto Ah, delle ok. cose molto Ah, ok. belle con me, e soprattutto agli inizi, quando io ho cominciato a lasciargli, diciamo, mano libera su certe cose che lui voleva fare. Credo che abbia finito un lungometraggio adesso. Sì, Ci siamo confermo, sì. sentiti 2 settimane fa e aspetto di vederlo. Poi tanti altri, magari me ne dimentico qualcuno, però immaginate che in mezzo c'è stato Paolo Virzì, per Ah, dire, è beh. stato mio allievo, però sono ormai talmente grande adulto, vaccinato, che non mi va nemmeno di definirlo allievo mio. Certo. E chi si può dire ancora? Vabbè, poi basta. Poi Francesco Munzi. Francesco è uno col quale mi sento continuamente, siamo sentiti ieri addirittura, e abbiamo scritto insieme un libro che vi suggerisco di leggere. Certo. Si chiama L'ora di regia, mi Ah, pare un bellissimo bello, bello. titolo. Bellissimo, certo. L'ora Perché... di regia cosa significa? Gianni Amelio e Francesco Munzi sono uno, diciamo, sulla cattedra, Sì. idealmente, l'altro sul banco. Ecco, noi raccontiamo in questo libro il rapporto che c'è stato tra un docente e un allievo. Bello, bello, È molto. molto interessante, soprattutto per ragazzi come voi, perché Certo. ci mettiamo proprio a nudo sulla anche
tecnica da una parte e dall'altro sulla, sull'aspetto umano, personale della faccenda. È un mestiere, quello della regia, che implica tante di quelle cose, certo, alcune fondamentali, altre un po' meno, però sempre importanti, dove il rapporto è fondamentale, soprattutto quando si è in una scuola. Certo. Io poi ho fatto una cosa che non so se quelli che mi hanno seguito hanno mantenuto, non lo so. Io ho inaugurato le lezioni individuali. Cioè, vi spiego proprio come avveniva la faccenda. Sei alunni, non diciamo alunni, sei allievi che arrivano dopo una scrematura abbastanza crudele, se vogliamo. Certo. No? C'è proprio prova corporale. Appena si forma il gruppo dei sei, sì, io a quel punto faccio tre la mattina, tre il pomeriggio, in che modo? Tenendo te un'ora in una stanza, con la porta aperta sul corridoio, ci possono vedere tutti, ma non ascoltano quello che ci diciamo, certo, dove tu mi dici i tuoi problemi, non quelli esistenziali, anche magari si arriva a dire questo, però quello che tu ancora non hai colto, non hai capito, dell'aspetto regia, che praticamente è un nome che dice tutto ma dice pochissimo. Certo. È difficile individuare il quid della regia, mentre la sceneggiatura, sì, è molto e là e si può anche, diciamo, insegnare con più non dico facilità, ma con dei mezzi concreti. Sì, certo, c'è una tecnica, c'è una tecnica più precisa, la regia invece. Ecco, montaggio idem, fotografia idem, regia che cos'è? Regia. E allora succede che tu dici a me quello che non sai ancora del tuo futuro mestiere, sì, e io cerco di utilizzare la mia esperienza per aiutarti a chiarire delle cose. Poi, quando si arriva a concepire un corto, la cosa diventa anche più interessante, perché tu arrivi la mattina e mi dici: Gianni, io ho pensato questa idea. Allora, tu me ne parli, io ti ascolto, poi tu la metti per iscritto magari in tre paginette, e poi queste tre paginette diventano qualcosa di più esteso, anche più profondo, attraverso il dialogo tra me e te. E questo io l'ho fatto per, non so, per 9 anni. Perché mi sembra importante non fare lezioni collettive avendo delle individualità molto precise davanti a me. Voglio dire, se certo, tutti e tre volete fare i registi, ognuno lo vuole fare a modo suo, certo, e io dico che per quanto riguarda la tecnica la imparate in 3 giorni. La tecnica è la cosa meno importante. Certo. La cosa più importante è il conoscere il senso del cinema, capire il linguaggio che voi usate, il mezzo che voi usate, perché lo usate, no? Perché? Cioè, fare un carrello è facile. Perché? Perché farlo? Perché? Perché quello sentire il bisogno di farlo? Anche, certo. Quello è il difficile. Perché farlo? Perché farlo? E, insomma, è stata un'esperienza molto bella. Negli ultimi anni proprio questo rapporto, in qualche modo anche personale, che poi si instauriva, e dava all'allievo la possibilità di essere sincero totalmente e di non stare zitto magari quando c'erano tutti gli altri, anche per timidezza o, se vuoi, per pudore, cose di questo genere, insomma. Cioè, il rapporto individuale
ha fatto crescere molto, io ho visto i risultati, sì, sì, sì. Per dire Bozzelli e Laura Samani vengono da questo metodo, certo. Da questo metodo. Speriamo se sarà un metodo che verrà anche portato avanti. Beh sì, mi pare. Ma sì, io ho introdotto tante innovazioni. Per dirvi, magari a voi vi sembrerà una cosa assurda, ma quando sono entrato nell'82, il presidente mi dice: lei non ha l'autorizzazione da parte mia di consegnare a un gruppo di studenti una macchina da presa. Questo non si fa. Dico come? Abbiamo un teatro, abbiamo anche un cortile, magari sarà per voi giusto non uscire dalle mura del centro, però certo. La macchina da presa io la voglio. E mi dice no, lei deve semplicemente mimare la regia. Sì, no, no, ma c'è una cosa che abbiamo... no, non ti sto raccontando balle, no, ma no, c'è dico, una cosa ciao, di questo genere qua, guarda. Adesso posso piegarla sta cosa? Sì, guarda, sì, ti faccio una, roba. Adesso immaginiamo che alla base di questa cosa qua ci sia un bastoncino, sì. No? Sì. E che sia tutto più grande, questo più largo e il bastoncino più lungo. Sì. Allora c'è questa scena surreale che tu, studente di regia, vuoi capire gli obiettivi, vuoi capire che cosa ti serve per un primo piano, vuoi fare un carrello, quello che vuoi tu. Allora, questa tua esercitazione avviene con questo affare qua, cioè con un bastoncino che regge una cosa di questo genere, per esempio si restringe e allora questo è un primissimo piano, no? Si allarga, questo è un totale, si fa così, questo è un piano medio, no? Io trovavo il tutto talmente ridicolo, talmente proprio ridicolo alla vista. Beh, certo, certo. Io vedevo queste cose e ridevo da solo. E ho detto no. No, basta, no, che sta buffonando. Addirittura ho autorizzato sulla mia pelle, cioè... pagando io di tasca mia, poi ho dovuto pagare davvero, vi dico dove e quando, ho autorizzato l'uso della macchina da presa non solo all'interno del centro, ma anche fuori. Mazzia, ci sono stati degli allievi che hanno avuto la possibilità di uscire con la macchina da presa, che non era una telecamerina, no. Sì, era, non era una roba, grosse. Non erano i mezzi che abbiamo, sì, oggi, certo. Che sono, certo, mezzi minimi 82. Quasi, no? Ma era una cosa, insomma, abbastanza pesante anche sul piano fisico. Beh, e, sì. Una volta mi è successo di dover pagare io, di tasca mia, il fatto che si erano persi i numeri del CHAC. C'erano quei ciak antichi, no? Sì. Dove tu c'è spostavi i numeri 2, 4, seconda. Io ogni sera dovevo firmare per i materiali riconsegnati. E una sera mancano i numeri del ciak. E a quel punto me li mettono in conto a me, me li tirano dallo stipendio. No, questo per dire poi... quante cose sono cambiate nel corso degli anni. Certo. Io, diciamo, ho fatto la prima rivoluzione, quella, la prima che mi ricordo, è quella di autorizzare l'uscita della macchina da presa fuori dal centro sperimentale. Beh, perché tutti i corti, quelli per esempio fatti dalla generazione di Marco Bellocchio, okay. Ecco, sono tutti dentro in questo benedetto cortile del centro con un pozzo in mezzo, e ogni volta per fare un esterno ti trovi quello perché vabbè, non hai certo. Altro. No? Tutti uguali, sempre lo stesso esterno in tutti i corti. Beh, sì. E poi avevamo un teatro che qualche volta ci serviva, anzi parecchie volte, per fare diciamo una stanza, un appartamento. E anche
Ecco un'altra rivoluzione. Alcuni allievi mi dicevano: io vorrei questo attore qua, e mi sparavano dei nomi grossi, no? È come se adesso uno mi dicesse: voglio Favino. Sì. E io prendevo sul gruppone la telefonata a Favino, che magari, cioè, allora non è che conoscessi molta gente. No. Ero negli anni Ottanta, uno che aveva fatto un solo film, diciamo, per il cinema, che era Colpire il cuore, e io telefonavo a dei nomi grossi tipo Tognazzi che era uno dei 4-5 attori massimi del tempo. Beh. E Tognazzi veniva. Grande. È venuto a fare gratuitamente un corto di un allievo. In coppia, mi ricordo, con Mimis Farmer, attrice americana, sì. E anche, non so, il giovane Castellitto è venuto a fare senza compenso un corto che poi si è allungato, è diventato di una quarantina di minuti, okay. Che è abbastanza bello, che ha avuto anche insomma, non dico una piccola distribuzione, ma ha girato tanti di quei festival, certo. Tanti di quei cineclub, che è diventato un film normale. Sì, cioè, hanno visto, no? Tantissime persone. Sì. Pensa tu quante storie che avrebbe da raccontare ancora. E invece vogliamo parlare anche di film. Io voglio fare una domanda, vorrei fare. Io, come le dicevo ieri, io l'ho intervistata da lei 5 anni fa, ok? Quando è venuto a presentare La tenerezza, e lei mi ha fatto una domanda che non, penso faceva i colloqui al centro sperimentale, ma ha chiesto qual era il mio film preferito, e io ho risposto Pulp Fiction all'epoca, e lei mi ha detto che giustamente è una cosa che rispondevano in tanti, e c'erano stati dei momenti in cui rispondevano sempre Pulp Fiction oppure Wes Anderson. Esattamente. Ora non risponderei assolutamente questa domanda. Noi però facciamo la domanda a tutti gli ospiti del podcast: qual è il suo film preferito, insomma, a questo punto? Io non ho un film preferito in assoluto, anche se messo alle strette, se voi mi mettete con la spalla al muro, sì, sì. E mi dite... Sta già un po' con la spalla al muro. No, palestra, ma nel senso quindi, che... Quindi spalle al muro, nel senso che devo avere le mani, certo. Alzate, e tu... Io sparo, okay. Ecco, o mi dici qual è il film tuo preferito o ti sparo. Esatto. Allora, a quel punto, messo alle strette, io vi direi L'infernale Quillan. Ah, vabbè. Cioè, L'infernale Quillan per me è un film superlativo. Visto Tra l'altro, se non so se conoscete una rivista che si chiama Cineforum, sì. Io su Cineforum ho una rubrica, sì. Dove riacchiappo alcuni classici e li leggo attraverso le recensioni che hanno avuto all'epoca. Ah. E quest'ultimo numero ha in esame Orson Welles con Il processo. Voi non potete immaginare gli insulti, sì. I pomodori, la verdura che ha ricevuto dalla critica americana. All'epoca, però. All'epoca. Io prendo le recensioni dell'epoca, mi incazzo come una iena e smonto tutte quante queste stronzate che dicono sui grandi film. Che cazzo dicono questi? I grandi film, no, ma perché è davvero un fatto crudele. Cioè, a parte qualcosa come i grandi film dell'inizio, no? Sì, certo. Poi Welles è andato sempre più in qualche modo allo sbando produttivo, perché sì. In America l'hanno rifiutato. Sì, sì. Lui non ha mai girato niente per nessuno dei grandi. L'Europa studi. l'ha amato però, giustamente come meritava. Di Francia gli ha fatti film. Poi. Ha trovato i soldi solo in Europa, come sì. Per esempio in questo periodo, ma da anni. Woody Allen li trova in Europa i soldi, sempre perché in America, certo. Non viene considerato. Adesso l'ultimo lo farà in Francia. In ecco, francese. Però dopo aver detto L'infernale Quillan, io dico
che è un film che io ammiro e amo come spettatore. Se invece voi mi dite, ma qual è il film che ti ha forse influenzato di più? Qual è quello che tu senti più vicino al tuo modo di fare il Rivedere. regista? Allora i titoli sono tanti e probabilmente ci spostiamo sul cinema italiano. Allora, Certo. io avevo allora, credo, esattamente 15 anni finiti. E quando ho visto L'avventura, ho capito che il cinema aveva proprio cambiato passo, Sì. era diventato un'altra cosa. Cosa ancora un po' Certo. più. Io un giorno, mentre mi davano una caterva di nastri d'argento per Il ladro di bambini, c'era Antonioni che riceveva un nastro d'oro o di platino, non lo so. Io ho detto pubblicamente, c'era Antonioni di fronte a me, seduto come te adesso, ho detto: senza l'avventura nessuno di noi sarebbe qua. Perché? Perché l'avventura è stata una lezione di cinema fondamentale, fondamentale. C'è la costruzione del racconto, il cosiddetto giallo alla rovescia, no? Io in fondo, anche quando non sembra, faccio sempre dei gialli alla rovescia, cioè dei gialli che non hanno bisogno di una soluzione finale, perché già la soluzione è contenuta nel mistero, e quindi sono film che lasciano le cose sospese, e in realtà però in quella sospensione c'è il senso del racconto, no? Tutto lì il film. E per me il film che più mi ha influenzato è stato quello, è L'avventura. stato L'avventura. Peraltro è la stessa risposta che ci ha dato Pallaoro a Venezia, che Ah, abbiamo ecco, sono intervistato. contento che ci sia un po' questo. Lui ha nominato tutta la trilogia, però. Sì, La è tutta notte, la l'eclisse trilogia. e l'avventura. Tutte che sono. Come? Lui ha nominato la notte, l'eclisse e l'avventura. Ha nominato proprio, non ha detto, non Tutta saprebbe sceglierle tre, la però tutti e trilogia. tre a questo punto, direi. L'autotitolo non l'ho capito, La però. notte, l'eclisse e l'avventura. Sono la trilogia. Beh, perché lui è più giovane di me e li ha visti forse tutti insieme. Eh sì, ma Beh, sì. quindi io ho visto L'avventura perché è uscito primo, poi La notte e poi l'eclisse. Quindi ho vissuto l'evoluzione in tempo reale. Poi mi Certo. sono staccato da Antonioni quando ho visto Deserto Rosso, che mi sembra un po' più compiaciuto, mi sembra un po' meno sincero, meno forte, meno rivoluzionario degli altri. Il primo, L'avventura, anche per lui è stato il film fondamentale, perché ha una costruzione Un linguaggio. straordinaria. In più, ecco, Sì. Antonioni è uno che può insegnare il cinema. Fellini no. Fellini può insegnare solo se stesso. E quindi se tu prendi Fellini come modello, sei destinato a rifare Fellini, e Sì. quindi fai una specie di parodia del fellinismo. Sì, Antonioni certo. invece ti indica un metodo di racconto, che tu puoi anche far tuo in un mondo che non è quello di Antonioni, ma è il tuo. Ma tu però puoi Quindi dire. è tra i registi italiani Sì. è quello che più ci ha insegnato. Sì, a Cioè, pensare il cinema sì, più a che a pensare il rifare, cioè. cinema, Sì, assolutamente. certo. Chiaro, per forza. Fai qualche domanda anche sul film? E certo, beh, certo. Vuoi Vai, iniziare te? Vai. No, prego, prego, prego. Ti vai, vai. vedevo ieri No, proprio. io l'ho già fatta. Prego, vai te. Faccio una domanda. Vai. Ma io mi chiedevo, vedendo il film, se parliamo del Signore delle Formiche, ovviamente, che adesso non le sale, che sta andando in giro per l'Italia a presentare, è presentato anche a Venezia, il concorso, e mi chiedevo, ma perché ha scelto di raccontare questa storia? E l'ho capito in realtà, perché è una storia che non è molto famosa. Cioè, i giovani, ho 30 anni, giovani ormai, non tanto più. Questa storia di Aldo Brabanti non è Ma anche molto per la famosa. mia generazione, non È è vero, niente, non è voglio una cosa di dire, quelle.
L'attore che ha fatto Brebanti è un attore sui 50, Sì. ma quando gli ho detto vorrei fare un film con te su Aldo Brebanti, lui è stato zitto per non dirmi ma chi cazzo è? Cioè, per non fare figura di Gesù, ma chi, amico tuo, No, ma chi è? io diciamo che ho avuto per ragioni proprio di età la possibilità di conoscerlo, di vederlo, di assistere al processo, ma non è che in quel momento ho detto un giorno farò un film No, sulle no, parti, certo. proprio nel senso che non sono uno che fa dei film premeditati. No, no, certo. Io ho ripetuto tante volte, e magari qualcuno non mi crede, che io faccio film su commissione, nel senso che davvero da tanto tempo qualcuno, anzi tanti, mi offrono delle cose. Sì. Allora io uso una frase, non lo so fare, per dire che Addirittura. non mi va di farlo. Ah, ok. Non mi va di farlo. Se vi facessi l'elenco di tutti i film che ho rifiutato di Sì, fare, ce li faccio. sarebbero 3 volte quelli che ho fatto, Certo. ma non li sapevo fare perché non li volevo fare. Ok. Poi succede che qualcuno ti proponga una cosa e tu sei in sintonia con quella cosa e allora la fai. Certo. Anche perché magari uno da un progetto può ricavare qualcosa di suo, dice Ma io voglio voglio dire. dire, se voi leggete il romanzo dal Sì. quale è tratto La tenerezza, voi dite, ma che cosa c'entra quel romanzo con quel film? Voi non so se conoscete un film mio che amo molto, che si chiama La stella che non c'è. Questo Sì. viaggio in Asia di questo L'ho visto. ingegnere con un oggetto di metallo in mano, Sai con già. l'idea che nella fabbrica che hanno comprato i cinesi quell'oggetto sia indispensabile perché altrimenti la macchina può scoppiare. Cioè questa specie di volontà di non arrendersi e di credere che la mano dell'uomo ancora serva per costruire qualcosa, no? Io, sia come storia, sia come realizzazione, lo amo molto. E quel film è tratto, si dice sui titoli, da romanzo La dismissione di Ermanno Rea. È successo questo, che io ero andato da un produttore che mi aveva chiamato per magari propormi qualcosa. Attesa in una sala d'aspetto, un tavolo come questo, tante robe riviste, e in mezzo c'erano un po' di libri. Sapendo che i produttori non leggono niente, se vedo un libro sul tavolo di un produttore, mi dico: questo è un libro che ha comprato per sottrarlo ai concorrenti, ma non per fare un Non per film, farlo, non per farlo effettivamente. effettivamente. E Certo. allora, quando ha cominciato a dirmi: ma lei, Amelio, cosa sta facendo in questo momento? Avrebbe un'idea? Io ho detto: avrei una voglia immensa di fare un film da un libro che amo molto, La dismissione di Ermanno Rea. Non l'avevo letto, non ne sapevo nulla, però volevo lavorare e sapevo l'idea, cioè un gruppo di compratori cinesi che viene a Napoli per prendersi una fabbrica. E quindi questi cinesi a Napoli, però poi a un certo punto l'idea un po' girava su se stessa, no? E io ho buttato lì la cosa perché avevo bisogno di lavorare, avevo voglia di lavorare, però già sapevo che se avessi messo le mani su quel libro, poi avrei fatto a modo mio. Infatti ho Certo. cominciato il film dall'ultima pagina del libro. Chiaro. Proprio non, invece di essere cinese a Napoli, ho fatto partire un napoletano in Cina e quindi seguirlo nel viaggio, però per dire come nascono certe cose, non so come ci siamo arrivati Ok. Certo. Sì. dalla No, no, la domanda era sopra il disgregazione. vanti. No, io mi chiedevo anche se
Ah, tu parlavi di come è nato questo No, film no, qua. parlavo del fatto, cioè, cosa che pensa che fosse indispensabile, insomma, utile dire della storia di Brabanti oggi a un cinema, al mondo di oggi, alla cultura, insomma, alle persone, agli Ma spettatori di cinema di io, oggi. sì, io ho le mie idee su certe cose che magari possono non essere condivise, però io ce le ho. Voglio dire che c'è oggi una facciata permissiva molto, molto, molto visibile. Addirittura se apriamo internet o guardiamo i cosiddetti giornali pettegoli, li vediamo inondati di matrimoni tra uomini, matrimoni tra donne, che poi non sono matrimoni ma sono unioni civili, e vengono in qualche modo esibite come libertà raggiunte sul piano della identità e del vivere delle persone. E quindi nessuno pare che si scandalizzi se il cantante tale si unisce al cantante tal'altro oppure esibisce il suo compagno. Io sostengo che questa sia una facciata che è permessa solo a chi ha raggiunto, come si dice nel mio film, i fasti della gloria. Certo. Mentre la persona comune, vi ricordate il mio documentario che si chiamava Felice chi è diverso? Essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Cioè, la diversità chiama diversità, per dire che qualcuno che non può per tante ragioni inserirsi nella collettività, perché la collettività lo respinge per qualunque ragione, deve inventarsi un'altra diversità ancora, quella che lui può gestire completamente. Io, scusate se sono un po', se salto da una cosa all'altra, eccetera. Cioè, io non amo tra i giovanissimi quelli che la mattina si alzano e dicono: ah, come sono gay. No, non mi interessa, non è questo il modo di affermarsi anche attraverso una scelta sessuale o di genere, no? Cioè, vengono prima molte altre cose. Prima viene il fatto che ho una passione per un lavoro, voglio combattere per arrivare dove questa passione mi porta, e poi, molto dopo, arriva il trastullo sessuale che riguarda poi l'individuo, il proprio letto e non le altre cose. Poi diventa battaglia sociale quando tu giustamente vuoi condividere le tue idee con le idee degli altri. Io ritengo che oggi ci sia poca libertà sessuale e sentimentale, soprattutto Mentale per ancora meno. alcune categorie, per alcuni che lavorano senza lo splendore della fama, no? Cioè, io penso, e lo dico sempre, continuamente, quando presento Il Signore delle Formiche, che il mio destinatario è un maestro di scuola elementare di provincia o una ragazza che fa la maestra d'asilo o di scuola materna. Cioè, immaginiamo che a Perugia, che è una città piccola, una ragazza, maestra d'asilo, cammini per strada, mano nella mano, e qualche volta scambia un bacetto con una sua compagna. Ecco, l'indomani io sono sicuro che i genitori dei bambini si precipitano a riprendersi i pargoli e portarseli al riparo da questo
da questo virus, perché poi lo considerano considerandolo una malattia, dicono: Esatto, questa qua contagioso. probabilmente mi infetta la Infetta, bambina, sì, o certo. questo mi infetta il pargolo. Ecco. Chiaro. Allora, io so che questo esiste. Sì, certo. Questo Sì, ma pregiudizio esiste ancora ancora. Si vede esiste. E tantissimo. se c'è una ragione per cui ritengo molto attuale la storia di Braibanti, è proprio questa. Cioè, il processo Braibanti lo racconto per dire: guardate un po' se oggi, con le cose molto diverse date dal tempo che è passato, la Però libertà di essere noi stessi esiste o no? non è cambiato così tanto in realtà, hanno cambiato così tanto, sono cambiate in Ma senso declinato in altre. sono cambiate qualcosa, sono cambiate delle cose anche in peggio, Sì. no? Per dire il bullismo, il fatto che se tu non sei allineato in qualunque ambito a questa cosiddetta normalità, tu Certo. sei fuori e il branco è assassino, il Sì. branco è assassino. Certo. E poi alcune Sì, cose tantissimo. sono tutte di facciata, come dice Sì, lei, cioè sì, potrei, sì, sì, sì. uno magari non è che finge, però vuol farsi vedere che Certo. dice, poi alla fine non gliene frega Poi non niente, gliene capito? frega niente, certo. Più sul film, sul cinema italiano e sulla situazione attuale del cinema in generale, ok? E su come il film sta andando ora al cinema, insomma, il film sta andando bene, insomma, Grazie. in questo momento di, insomma, la situazione sappiamo com'è, i film non escono ma nessuno li vede, il Sale sempre cinema pressoché è vuote. sempre, il cinema sale vuoto, sempre sale vuoto, non ha, gli incassi non riescono a... E abbiamo letto, non so se ha letto anche lei, l'articolo che conosciamo tutti, Pedro Almucida su Cinecittà News, che diceva, no, che sale tra 100 giorni, tante sale potrebbero chiudere per rincari delle... Cosa pensa lei, insomma, di questa situazione? Insomma, pensa che appunto si potrà continuare nei prossimi anni, dato che lei ha fatto tanti anni di cinema, si potrà continuare negli anni a fare questo settore, che questo settore continuerà a vivere oppure E guarda, se voi aveste di fronte un altro regista, con nome e cognome, ma non lo dico, vi risponderebbe Ce lo dici dopo? col sorriso sulle labbra: ma il cinema italiano è sempre stato in crisi e ogni volta è risorto da questa crisi, perché è una specie di refrain, è una specie di tormentone, Sì. diremmo noi, proprio nel cinema italiano, dire che c'è la crisi, e questa crisi pare che non finisca mai, salvo che qualche volta c'è un'impennata, un Sì. incasso, un regista, Una un cosa che fa film. successo e quindi tutti dicono è la rinascita, però in realtà il giorno dopo fanno no, comunque è in crisi. Allora, qui siamo, credo, in una situazione un po' diversa. Perché noi veniamo da una pandemia durata credo un paio d'anni e non ancora finita, No, non che ci ha del trasformati, cioè ancora qualcuno la mascherina la porta, e io per esempio non me ne meraviglio tanto, perché sono stato per un anno in Cina e in Cina la mascherina è quasi normale per tutti, perché c'è un inquinamento talmente forte che tu la mascherina la devi portare per non Certo. Non per respirare. proteggerti da tutto Certo. l'inquinamento. Sì. Allora, questa volta c'è stato un fatto molto preciso, che noi abbiamo avuto l'ordine dall'alto di restare a casa. Certo. Statevene a casa, ce l'hanno detto. Non uscite per non Per non pensare. infettarvi e infettare. Allora, uno che sta a casa cosa fa? Accende il bel televisore, oppure se ne compra uno più Più grande, grande di così. quello che ha, e Certo. vede delle cose che non sono cose malvagie, cattive, non vede robaccia, no, Per forza. vede certe serie
soprattutto americane, bellissime. Cioè io trovo il cinema americano in seconda linea rispetto alle serie che fa la, che ha fatto la HBO, che fa Netflix, eccetera. Non so se voi conoscete una serie di, credo, 11 stagioni, quindi lunghissima, che si chiama Six Feet Under. No, sono 5 stagioni, io non so, è la mia preferita. Ecco, è in assoluto... È un'esperienza... Irripetibile. Per me dentro c'è la lezione di Bergman, c'è la lezione dei grandi maestri. Ecco, c'è un coraggio e anche una espressività che il cinema americano non ha. Il cinema americano è molto molto dozzinale, a parte alcuni casi, certo, no? quello più generico. Quello più generico adesso costa talmente tanto che deve riportare a casa con i bambini, con un pubblico di bambini, delle storie all'acqua di rose, cioè il cosiddetto cinema post guerre stellari in qualche modo ha sempre ruotato, di consumo, ha sempre ruotato intorno a grandi prodotti costosissimi che poi devono rispondere a un pubblico enorme per riavere i soldi che sono costati. Allora, non ci siamo seduti perché qualcuno ci ha detto restate a casa. Allora, cosa è successo? Che ci siamo accomodati bene sul divano e sul televisore grande più di noi abbiamo visto cose belle, cose belle. Poi abbiamo anche imparato a raffittare i Blu-ray, abbiamo visto le piattaforme, i prodotti delle piattaforme, e quindi le cose sono cambiate, nel senso che non è, secondo me, una crisi passeggera, ma è una crisi profondamente ormai radicata nel gusto delle persone, con un ragionamento molto terra terra. Perché devo uscire di casa, comprare un biglietto, parcheggiare la macchina, tutte quelle cose là, se posso a casa mia, sdraiato, a qualunque ora, vedere quella cosa che mi piace? Allora, penso che questa sia una crisi difficilissima da superare, perché, come abbiamo visto, come vediamo tutti i giorni, la supera il grande prodotto americano per bambini, perché i bambini a un certo punto dicono ai genitori, frignando proprio, voglio andare al centro commerciale, no? Allora anche la mamma vuole andare al centro commerciale, le mamme vanno al centro commerciale come i bambini vanno a Luna Park, cioè il centro commerciale è diventato la città, la polis, no? Quindi la famiglia va al centro commerciale e tra le tante esperienze c'è anche l'entrata in un cinema dove comandano però i bambini. Certo. Cioè io mi trovo sempre tra le palle Minions, no? da 3-4 settimane da quando sono uscito, sempre Minions, qualche volta salgo io, qualche volta scende Minions, però parliamo davvero di due cose completamente diverse. Se no si fa un filet, fa il film prossimo di Minions, così unisce Minions, no, 4, 7, no, bisognerebbe forse fare dei blitz, no? Dei blitz, inserire dopo il primo rullo di Minions, il primo rullo del Signore delle Formiche. Vediamo un po'. Ecco, perché... No, come tantissime storie americane che andando sbagliano, mettono il film, magari ci sono stati dei casi in cui i bambini andavano ad avere un film per famiglie e hanno messo magari in horror. Sono successi svenimenti, morti improvvisi in sala. Ma lo chiedeva lei, in realtà, e queste domande le faceva lei perché comunque si ama Matt, che è uscito poco prima della pandemia, pochissimo, e questo qua comunque sono due dei film, penso tra i 30, non lo so, non ho fatto un calcolo, tra i 30 film dal 2020 ad oggi che hanno incassato di più. Sì, però ecco, oggi siamo contenti perché il film sta avviandosi ai 2 milioni, insomma non sarà difficile arrivare ai 2 milioni. A Mamet ha fatto 6 milioni e mezzo nello stesso tempo. Sì.
Poi nessuno è riuscito a fare queste cifre. Voglio dire, le cifre di un film italiano che va bene, oggi di media è 1,5. Sì. Un e mezzo, ci si cioè. arriva anche Uno e a mezzo. di più. Ma non... Moretti aveva fa fatto 2003 per Eccolo da sì, fortuna. però... Voglio Sì, dire, vabbè. Un po' di più, io mi anche te. aspettavo, tutti ci aspettavamo commercialmente un esito diverso da Nostalgia, per esempio, no? O da tanti altri, anche Qui rido io, il film bellissimo di Martone, era un film da 4-5 milioni, anche perché aveva una rappresentazione estremamente ricca, leggera, ma nello stesso tempo importante, di uno spaccato di arte napoletana che non si era mai visto. Quindi io, insomma, in altri tempi mi sarei aspettato un incasso di quel genere. Certo. Allora, forse dovremmo avere ancora un po' di pazienza, perché i prodotti americani sfondano, Sì. sfondano proprio, però non sfondano al livello di come avrebbero sfondato prima della pandemia, No, perché no, no, Minions chiaro, è un chiaro. film da 25 milioni, ne Sì. fa 12, 13, Sì. 25 milioni, adesso magari si hanno con il complesso dei film della stagione, cioè siamo, è proprio cambiata un'epoca, c'è stato un tornante difficilmente superabile. Sarebbe Questo interessante ora vedere quanto post pandemia, quanto incasserebbe, che Cozzalone di solito ha fatto sempre 40-60 milioni, oggi bisognerebbe vedere quanto farebbe. è. Ma io Sarebbe mi auguro che interessante. sia ancora almeno uno che è Cozzalone. Che No, no, resista, che resista, perché certo, beh. voglio dire, serve un battistrada Certo. e il film di successo chiama il successo. Quindi io tifo per Checco Zalone, che fra l'altro mi pare un regista e un uomo intelligente, e perché so che poi il cinema italiano ne guadagna. Il cosiddetto film commerciale non va tenuto un po' guardato con la puzza sotto il naso, eccetera, ma il Abbiamo film fatto. commerciale è il traino per Antonioni, almeno allora Sì, lo era. No, adesso un po' un voglio po' meno. Sì, ora dire, la Antonioni, grande sì. commedia Risi. all'italiana era il pane dello spettatore medio e faceva grandi incassi, Alberto Sordi Beh, era sì. il re Di tutto. di tutto, e Antonioni, diciamo, fino all'avventura. Era il re dell'altro aspetto del cinema, dell'altro non Poi Antonioni è precisa. vissuto per il grande successo che ha avuto all'estero, Sì, beh, certo. la Palma d'Oro per Blow Up, cioè ci sono due fasi di Antonioni, Lui no? Uno prima fece... dell'avventura e uno dopo. Sì. Quindi Pure prima, perché comunque di feste ho preso un sacco di grido, poi insomma... ecco, ci sono tante cose che sono cambiate da quell'epoca, sono cambiate proprio, ci sono entrate in casa, lo schermo, che era qualcosa che noi andavamo a trovare in un luogo preciso che per me era più sacro di una chiesa. E poi quello schermo si è staccato dalla parete. Vabbè, E no, piano pian piano, piano piano. piano piano, piano piano si è rimpicciolito, ma è entrato in casa nostra. A questo punto noi dovremmo un po' ridurlo in una specie Sì. di palla arrotolata, buttarlo ed andare a cercarci lo schermo vero. Certo. Perché secondo me molto nella cultura generale si è persa l'idea dello spettacolo del cinema, nel No, ma senso... del rito. Esatto, Del cioè rito, del io rito. me lo immagino come se tutti gli ultras iniziassero a vedere solo le partite in Ecco. televisione. No, io dico E non più, che come non andare più allo stadio, certo, capito? e vedere la partita in televisione. Bellissimo. Così come peggio, peggio mi sento quando si tratta, per esempio, di una religione, c'è il cattolico che vuole vedere la messa, vuole assistere alla messa. Sì. Una cosa è se va domenica mattina
in chiesa, un'altra cosa si accende Rai 1, si vede la messa, la santa messa, e nel frattempo però suona il telefono, va in bagno, bussa vicino di casa e la messa va avanti per casa sua. Esatto, e poi la vede più. E purtroppo non, anche continuando a parlare per altre ore, non riusciremmo a trovare delle soluzioni, no, quindi no, il problema è di vivere il momento credendo sempre nelle cose nelle quali crediamo, perché solo noi possiamo cambiarle, solo noi. Altri non ci daranno una mano nemmeno se ci inginocchiamo, quindi dobbiamo, siamo noi i protagonisti. Dobbiamo tenerci la nostra vita e andare avanti. Tutto fatto male. E con grazie, questo ragazzi, direi di concludere. Grazie mille. Grazie Emilio per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Speriamo di rivederci presto a una prossima intervista, magari. Grazie a voi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.